Ma una squadra, una partita difficilissima perché loro sono alla ricerca della prima vittoria, giocano di nuovo in casa, è una squadra che ho visto in crescita perché soprattutto nel secondo tempo di Monopoli poteva portare a casa l'intera posta. Quindi una squadra, una partita molto particolare, partita che deve vedere i nostri progressi e soprattutto dare un senso di maturità a questa squadra perché comunque stiamo lavorando molto e sia sul piano tattico che sul piano fisico e spero che la squadra possa rispondere nel migliore dei modi. Abbiamo il problema in più che può influire sia da parte nostra che da parte loro sull'intensità, che è quello di giocare di giorno. Questa è una squadra che ha fatto la prima partita di giorno e ha fatto un po' fatica. E effettivamente sul piano fisico, per quelle che sono le condizioni e la disomogeneità di preparazione, questo potrebbe essere un aggravante. Quindi aspetto anche questa prova del 9 perché effettivamente devo giocare di giorno in Sicilia, dove sono stato per tanti anni da calciatore, so cosa significa e spero che questa non ci condizioni dal punto di vista dell'intensità e del proseguo della prestazione. Ma i problemi potrebbero essere sia di carattere psicologico che di carattere fisico, nel senso che questa è una squadra che è venuta fuori da un po' di scetticismo generale e quindi può darsi che dal punto di vista psicologico il fatto di andare in vantaggio gli porta un attimino a non tirare i remi in barca, ma da pensare di poter gestire dal punto di vista difensivo, di abbassarsi la partita. Dal punto di vista fisico sappiamo benissimo che dobbiamo crescere. E in tutti gli effettivi, ho considerato che insieme allo staff, insieme al preparatore, che nella partita per esempio di sabato, pochissimi giocatori erano presenti nel ritiro dall'inizio. Quindi è evidente, voi probabilmente ne sapete più di me in questo senso, veramente pochi giocatori sono partiti il primo giorno di ritiro, di quelli che abbiamo schierato sabato. Ma Ma prendendo sì, sul ma gol sa, sono. loro probabilmente saranno più abituati di noi, ma voglio dire, dobbiamo abituarci subito, nel senso che sappiamo che cosa andiamo incontro. Io ho visto la prima partita, non mi sembrava, i rimbalzi non mi sembravano così brutti, però a vederli dalla televisione è una cosa, a vederli dal vivo sarà sicuramente un'altra. Se la Lega ha reputato opportuno di poter giocare all'Esseneto, noi siamo stati fino alla fine incertezza di poter giocare anche a Siracusa, quindi poi alla fine siamo andati all'Esseneto e speriamo che il campo sia almeno nelle condizioni ideali per giocare a calcio. Dobbiamo trovare l'equilibrio giusto per questa partita. Loro hanno un modulo, stanno giocando con un 3-5-2, meno che non cambiano, e quindi ci dobbiamo anche. Abbiamo provato certe cose, vediamo se quello che abbiamo provato poi ci dà dei risultati.